Una parte dei pazienti con fibrillazione atriale non può assumere i farmaci anticoagulanti che sarebbero invece essenziali per ridurre, per prevenire l'incidenza di ictus. In questi casi può essere utile un intervento particolare, la cosiddetta chiusura percutanea dell'auricola sinistra, che ci siamo fatti spiegare da un vero esperto, dal dottor Giacomo Boccuzzi, che lavora qui a Torino all'Ospedale San Giovanni Bosco, che è il terzo centro in Italia per numerosità di pazienti sottoposti a questo intervento. Dottor Bocuzzi, in cosa consiste esattamente l'intervento di chiusura percutanea dell'auricola sinistra? Perché si fa? L'intervento di chiusura percutanea dell'auricola sinistra ha una storia lunga. Eh, L'idea dell'intervento nasce in realtà dall'intervento chirurgico. L'intervento chirurgico di chiusura della percutanea era un intervento che veniva fatto anni fa in associazione con altri interventi durante gli interventi cardiochirurgici convenzionali. Da lì si è capito che in realtà la chiusura dell'auricola era fattibile anche in altra maniera. E da circa una decina d'anni a questa parte c'è questa nuova metodica che è la chiusura percutana dell'auricola sinistra. L'intervento viene fatto passando dalla gamba pungendo la, la vena femorale di destra, dalla vena femorale di destra si sale in atrio destro e dall'atrio destro si passa in atrio sinistro. In atrio sinistro questa cavità viene poi chiusa eh, la, con un device che è questo, che è un device a tappo che permette di chiudere completamente. L'auricola di sinistra. E perché è necessario in alcuni pazienti chiudere l'auricola? Anzi, se prima ci spiega anche un po' che cos'è l'auricola, che cosa serve, perché si trova lì nel nostro cuore e ci aiuta. L'auricola sinistra è in realtà una, diciamo una struttura che è parte del cuore e che si sviluppa eh, normalmente negli, organi, diciamo negli individui. L'auricola non è nient'altro che un residuo. Delle, della parte embriogenica, cioè della parte dello sviluppo fetale del cuore. L'auricola ha una sua funzione, quindi l'auricola non deve essere chiusa, non deve essere trattata nelle persone che non hanno problemi. L'auricola però nei pazienti che hanno la fibrillazione atriale diventa un serbatoio, diventa un problema perché all'interno dell'auricola si possono formare più facilmente i coaguli. Essendo l'auricola un sacchetto, il più facilmente ristagna il sangue, ristagnando il sangue più facilmente si formano i coaguli e questi coaguli possono andare in circolo. Nei pazienti che hanno la fibrillazione atriale l'auricola la viene trattata, diciamo questo problema dei trombi viene trattato con l'anticoagulante. L'anticoagulante fa sì che i coaguli non si formino. L'auricola è quindi una zona dove più facilmente si possono formare i coaguli e i pazienti prendendo l'anticoagulante fanno sì che questi coaguli non si formino. Il problema è che non tutti i pazienti possono prendere l'anticoagulante. Ci sono dei pazienti in cui l'anticoagulante è controindicato. Perché? Perché hanno sanguinato, perché hanno avuto dei problemi re relativi alla terapia. In questi pazienti l'intervento della chiusura percutanea dell'auricola può essere l'intervento indicato. Come funziona esattamente il device? Le ha detto, insomma, per capirci naturalmente, l'ha definito un tappo, ma come agisce il tappo? Allora, il tappo esclude per sempre l'auricola. Quindi con questo sistema se noi immaginiamo che l'auricola sia una cavità, in realtà il tappo va a chiuderla, va a escluderla. Quindi all'interno di questa cavità non potranno più formarsi i coaguli. In questo tappo che è fatto di nitinolo in realtà si endotelizzerà, diventerà pelle e come tale non permetterà la formazione di coaguli. Quindi il paziente se lo tiene lì tutta la vita non dà fastidio, non crea problemi, non se ne accorge nemmeno. Assolutamente, una volta fatto l'intervento il paziente non potrà più avere problemi per quanto riguarda la, eh, i trombi in auricola di sinistra. Farà una terapia che non sarà l'anticoagulante. Dottor Bocuzzi, questo intervento presenta delle complessità? Sì, l'intervento è un intervento che inizialmente aveva presentato delle complessità che si sono pian pianino andate risolvendo. Se quello che possiamo, quello che possiamo fare è confrontare negli anni quelli che sono stati diciamo, gli eventi relativi all'intervento. Si vede come negli anni si è ridotto sempre di più il numero di eventi relativi all'intervento e quindi l'intervento adesso è molto più sicuro e molto più efficace rispetto a anni fa. Eh, il rate, la frequenza con cui si verificano degli eventi è inferiore all'1% e quindi questo è, diciamo, è la, il rate di un intervento, per eh, esempio dell della fibrillazione atriale, quindi un intervento molto più comune. Senti, invece i benefici sono duraturi? Cioè, lei appunto ha detto che... Il tappo rimane lì tutta la vita e, e quindi diciamo, il beneficio di in, impedire appunto, al sangue di entrare è un beneficio che c'è sempre. Sì, il beneficio è per sempre, quindi il paziente viene sottoposto a un intervento che in qualche maniera vuole risolvere in maniera definitiva un problema. L'importante è. Selezionare bene il paziente e avere quindi il paziente che ha un'indicazione all'intervento di chiusura dell'auricola, fatto l'intervento di chiusura dell'auricola, il paziente da quel punto di vista ha risolto per sempre il, la sua problematica. Eh, dottor Boccuzzi, secondo una casistica del GISE, cioè della Società Italiana di Cardiologia Interventistica, voi siete il terzo centro d'Italia per questo tipo di interventi. Innanzitutto quanti ne fate e poi come siete organizzati, quindi come viene approcciato il paziente per questo tipo di intervento. Allora, noi il, nel 2018 abbiamo fatto circa una quarantina di interventi, quindi gli interventi... Non sono tantissimi, ma è importante selezionare in maniera corretta il paziente. Il, noi abbiamo negli anni fatto più di un centinaio, centinaio di, di pazienti. Abbiamo una struttura che prevede una valutazione del paziente prima di fare l'intervento e prevede quindi una valutazione sia dal punto di vista cardiologico, sia dal punto di vista anestesiologico. E eh, non ultimo, ci sono i nostri colleghi ecocardiografisti che eseguono delle immagini prima dell'auricola per poter determinare se l'auricola sia. Eh, chiudibile. Quindi il paziente viene sottoposto a un set di esami e poi viene eh, ricoverato con un ricovero che ha una durata media di diciamo 2-3 giorni. Quindi il paziente entra, fa la procedura, viene addormentato, viene svegliato e viene mandato a casa col tappo. Col tappo. In Senta, che messaggio possiamo dare a un paziente cui sia stato detto guarda te, visto la la malattia che hai, visto la fibrillazione che hai, non puoi prendere i farmaci, quindi ci sarebbe questo tipo di intervento. Ecco, che messaggio possiamo dare? Cosa gli possiamo dire? Che nel caso in cui la procedura sia indicata, la procedura è una procedura sicura ed efficace, che quindi deve essere affrontata in una maniera tranquilla, in un gruppo che abbia una numerosità di casi sufficiente. Quindi c'è una curva di esperienza e come tale è importante che venga fatto in centri che hanno una curva di esperienza.